Via. Allora, le pratiche alla DG. Per il vicepresidente, la pratica numero 8 della DG. Individuazione di criteri per l'appropriata allocazione delle attrezzature e degli acceleratori di energia. Vediamo un po' tu, Robby. Niente bravo, sarà presto. Vediamo altro, no? Sapete la storia com'è, no? Solito conflitto tra aziende. No. Scusa. Abbiamo comprato gli acceleratori che servono come il pane, c'è un po' di aziende di balanza al tasso. Chiedere magari al tasso, visto che servono per curare, cioè se sta molto male, si può fare il resto. Vedi un po' tu, sì. Di solito quando gli chiediamo queste cose fanno. Mi pare di interesse pubblico, insomma. Ok. Pratica numero 9, rinnovo accreditamento istituzionale al consorzio di cooperative sociali. Sempre vicepresidente, numero 10, finanziamento di attività urgenti previste da leggi, convenzioni o provvedimenti regionali per il corretto funzionamento del sistema sanitario nel 2014. Pratica numero 11, definizione della tariffa del trasporto con servizio di e di soccorso per utenti non residenti in regione di Liguria. Numero 12, assessore Berlangeri. Modifica della 2139-2014 sull'assegnazione dei fondi regionali, province e comuni di Genova, ai sensi della legge 28-2006, riduzione di impegni di euro 28.000. Assessore Briano, pratica numero 13, trasferimento fondi al commissario delegato per il superamento dello stato di emergenza nello stabilimento Stefano di Covoleto. Impegno di 1.291.142.25 euro. Che giorno? 26 alle 5 in provincia. Ma dice che è automatico il passaggio al nuovo commissario. Ah, con le sue Sì, dice di sì. 26-17 Stoppani in provincia. Quindi noi potremmo presentare la scheda del 27. Giusto? Ok. Abbiamo preparato un film. Ti dice un'indagine, ma lui va avanti lo stesso. Eh? Dice che probabilmente non ci sarà un nuovo prefetto, ci sarà un vicario. Come commissario. Sì, e quindi come commissario, perché siccome da questo decreto della PA potrebbero emergere anche novità, diciamo, sulle prefetture, probabilmente in questo momento non è che sia. Beh no, non è che diventa perfetto, svolge le funzioni, sì sì. Allora non ci siamo capiti, dai. No, dice che secondo Radio Fant, adesso si può dire anche in streaming, tanto non è che sia niente di che, siccome è previsto che ci possano essere novità organizzative anche sulle prefetture, sarebbero orientati adesso a non nominare nuovi prefetti in questo momento, fare giri di prefetto in attesa di avere un ragionamento un pochino più complesso. Io non so. Quindi che secondo lui potrebbe accadere che adesso il vicario fa le funzioni e assume anche la funzione commissariale, perché a proposito dice che sarebbe bene muoversi per tempo. Potremmo lasciare gli atti comunque da adesso la richiesta di parola al ministero. Pensate voi? Ok. Numero 14, integrazione al piano delle attività di protezione civile 2014, Fondazione Cima, impegno di euro 19.800.
Numero 15, approvazione piano interventi di rafforzamento locale o miglioramento sismico su edifici strategici pubblici anno 2012, impegno di spesa di euro 1.779.549. Solo per dire, sono fondi nazionali, in allegato alla delibera c'è la tabella delle priorità arrivate dai comuni che devono garantire il cofinanziamento, quindi adesso noi studiamo e una volta che abbiamo questa garanzia faremo una delibera di allocazione dei fondi. Questa qui è la procedura che il bilancio contesta, lo sapete, no? Comunque va bene. No? No. Sono già impegnato, non abbiamo impegnato. Ah, allora no. D'accordo col bilancio c'è già l'impegno. Ah basta, allora non lo contesta. Esatto. No, perché si è creato, sapete, un caso spiacevole a Maiolo, in cui il comune aveva preso come un impegno, non lo era, ha speso i soldi e poi si è creato un problema. Quindi c'è l'impegno. Quindi è a tutti gli effetti impegnata. In che senso? Cioè, gli chiediamo di garantire un cofinanziamento e si parte. Sono tanti questi interventi, si possono leggere o sono 1.000? Qua c'è l'elenco di tutte le priorità. Non ho capito, scusi, ripetete. Riusciamo a finanziarne 7. Nell'elenco delle priorità. Non capisco come funziona. Ci sono quelli non ammissibili, va bene, gli altri sono ammissibili. E come scegliamo tra questi? Secondo le priorità. Cioè sono nell'ordine indicato? Però aspetta che allegato di piano degli interventi di rafforzamento locale e miglioramento sismico. Elenco delle, allora, il primo allegato sono l'elenco delle domande. Ma in fondo, ma non capisco, c'è scritto Arcola 1, Arcola 2, poi non c'è scritto più niente, che se lo sono dimenticati. L'elenco alla fine della delibera. Lo dico solo per il Twitter, non è che lo dica per un po'. Aspetta. Sto guardando invece gli allegati. Sì, esatto. Alla fine, della, quando finisce la delibera, c'è un elenco di... Ah, questi qua? I certificati di impegno? C'è un elenco che comincia con l'Alassio. Sì, quello lì non ha... No, però sì. Non è quello che devi guardare. L'allegato B che è quello successivo. Perché quelle lì sono le domande pervenute. Capito, capito. Ah, invece l'allegato B... Ecco, adesso ho capito. Ecco. Tu vedrai in grassetto i 7... Ah, ecco. Garantiscono il cofinanziamento, prenderanno i soldi. Lo e dico perché vado a cercare i comuni in cui non ho fatto ancora il tweet per essere, diciamo. Sono questi qua, Sant'Estefano, Castellare, Montato, Spedaletti, Arcole, Amiglia. Queste sono nelle zone. Cioè, se loro garantiscono il cofinanziamento, questi 7 partono, se no si scala. Ho capito, finalmente. Ok, quindi sono Santo Stefano Marga, così non tutti sono andati avanti, vado a leggere, rileggo Beverino, in entrambi i casi, sono tutti i municipi i primi che leggo. Sì, sono gli edifici. Santo Stefano Marga municipio, Beverino municipio, Castellare municipio, Montalto municipio, Montalto Ligure, Spedaletti municipio, Arcola palestra, Amelia palestra, Pieve di Teco, edificio di protezione civile, allora però fuori. Sì, rimarrebbe il primo. Basta, perfetto, ok. Sono questi gli edifici strategici che in caso, tra l'altro, di... Certo, diventano sede del COC lì. Perfetto, procediamo. Allora, pratica numero 16. Quindi aspettiamo che rispondano e poi li possiamo mettere se ci servono. Bene. Ok, andiamo avanti. Sì. Bene, andiamo avanti. Va bene. Va bene. Ok, andiamo avanti. Pratica numero 16, programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Francia 2013 al COPRA, progetto registrato. Approvazione e modifica alla convenzione con ARPAL per realizzazione di azioni tecniche, impegno di euro 13.610.
Numero 17, manifestazione di interesse per ICEA del sistema regionale di educazione ambientale sull'attività di sensibilizzazione comune per l'educazione agli utenti sul sentiero di guida, compresa cosa di segnaletica. Progetto turismo attivo. Questo è con Berlangini. Sì. Assessore Cascino, numero 18, Comune di Ortonova, conferenza di servizi per l'approvazione del cuore centro storico di iniziativa comunale con variante al tutto in competenza regionale. Parere positivo. Pratica numero 19, approvazione del rapporto ambientale preliminare concernente gli schemi di variante al TCC della costa per l'ambito costiero tra le foci dei fiumi interni e Corrine ad ospedale. Grazie. E porti soldi su Daniele. Cosa vuol dire? Siamo a fine del rapporto ambientale, mandiamo tutto all'ambiente per fare scoping e la bassa. Il parere positivo per poi fare le varianti al PPCP e al piano della costa. Perché lo riprogrammiamo. Andiamo avanti con questo. Dunque, mi ha detto il nuovo sindaco di Ventimiglia che è piantato. Calcano un po' oppure ragazzi, la rete, eccetera, siamo a disposizione per riprendere. Perché questo è la follow up della vicenda Imperiese, cioè andate in crisi lei e di conseguenza credo che sia in crisi anche il golf di Castellaro. E vabbè, ok. Assessore Lucinella, pratica 20 è stata detenuta. Bene. Assessore Faita, pratica 21, PAR FSC 2007-2013, completamento della riciclabile Ligure. Ah, che bello. Concessione di impegno di 1.180.000 euro a favore del comune di Pogoletto. Questa è la pista di Pogoletto, vi ricordate che era già una cosa che avevamo visto, perché ma che dire, ho detto che è bello perché no, bene anche quel voletto naturalmente, ma pensavo che fosse la delibera quella del 9 maggio per capirci, invece non ancora. Quello era il bando che scadeva il 9 maggio. Ah, no, questa qui. Sì, è una cosa precedente. Invece quella lì quando la porti, quella da a breve. Quindi con questa qui sblocchiamo Cugoletto. Perfetto. Che è stato oggetto di qualche, diciamo, misunderstanding, ci mancherebbe. Okay. Ok, quindi Cugoletto, impegniamo i fondi con questo. Ok. Infatti questo si può fare anche una scheda, quindi è grosso. Quindi quando vuoi la fai. Sì, magari quando cominciano i lavori, facciamo, va bene. Va bene. Numero 22, l'intervento di della mobilità provinciale in seguito di eventuali regionali. Individuazione di somma a favore delle province, importo complessivo 600.000 euro, derivati dal maggior gettito dell'imposta regionale sulla benzina anno 2013. Cioè, leggi questi. Sì. Allora, così li sappiamo. Dunque, qui ci sono due debite, no? La prima sono le risorse destinate alle province, ok? Allora, provincia Imperia, SP59 per Inaldo, SP6 Armo, SP83 Ubaga, Monte Calvo, SP83 sempre quella, perché sono due blocchi, SP42 Dolcedo, SP90 Diano Borrello e Diano Roncagli, SP21 località Prati, SP55 Poggio Baiardo, SP31 Sarola. Sarola. SP25 Ville San Pietro, Antonio, SP22 di Cartari, Tartari, qui correggimi. SP548 Villa Noiosa, SP100 di Monesi, SP71 Ciaige. Non lo esempio, è cancellato nella mia, che l'hanno fotocopiato.
Allora, provincia di Sapona, SP18, Alassio Testico, provincia della Spezia, dunque c'è la frana sulla SP29, Amelia, SP566, Varese Ligure, SP34 e 33, Pignone, SP23, Vallecchia, Castelnuovo Magra, e SP8 Calcio al Cornoviglio, SP523 era contributo per il Giro d'Italia quando c'è stata... Vi ricordo che manca Genova, perché Genova ha avuto finanziamenti, esatto, in blocco per ponte e... Ve l'avevo detto allora e avevamo poi deciso di fare, di dividere tra le altre tre province. Hanno avuto due finanziamenti molto grossi, invece questa hanno avuto dei finanziamenti sparsi, insomma. Allora, qui... invece l'altra sono i 2.124.000, che sono quelli dati ai comuni. Non ve li leggo più perché sono una malanga, quindi non so se volete ve li leggo. Poi sono tutti interventi molto piccoli, se vuoi li leggo, però sono... il titolo veloce, non il titolo del comune, il comune, veloce. Comune, Arnasco, Calice, Ligure, Cendro, Dego, Erli, Garlenda, Magliolo, Onto, Quigliano, due a Quigliano. Rialto, Stella, Stellanello, Vetteporto, Borghetto da Roccia, Castellaro. Castellaro è quella famosa? È la banchina della strada intercomunale. Quella per cui hanno fatto tante proteste, quella lì? No, quella lì era provinciale. Quella che dici tu era provinciale. Qui è comunque Civenza, Molini di Triora, Montalto Ligure, Montegrosso, Piandellate, Pietrabruna, San Biagio della Cima, San Lorenzo al Mare, Santo Stefano al Mare, Triora, Vallebuona, Ventimiglia, Carro, Levanto, Maestana, Rio Maggiore, Busalla, Ceranesi, Cogorno, Coreglia Ligure, Isola del Cantone, Lavagna, Lorsica, Montoggio, Ne, San Colombano, Savignone, Torriglia, Valbrevenna, Vobbia, basta. C'è tutto volto agosto con i miei studi, a lui agosto. Devo fare ricerca. E abbiamo, volevo dire questo, abbiamo esaurito tutte le risorse delle accise. Ma scusa, ma il metano dove sarebbe? Vai avanti, perché io voglio portare tanti delibere, perché sennò poi dopo sa quello che c'è. Ma IVA quel metano no, che io ho promesso ieri sera. Ho detto vai avanti. No, perché mi devo astenere. Perché... Vai avanti, dai. Andiamo avanti. Sì, sono fuori sacco quella lì. No, perché qui mi doveva... Ho capito. Ho detto solo che se era qui dentro mi doveva tenere, perciò l'ho chiesto. No, questa. Bene, vai. Vada. Allora, professore Rossetti, numero 24, individuazione di capitoli nell'ambito della legge 4. Va bene. Scusate, le foreste, quando è che finisce la procedura? Entro l'estate? Sì. La presentiamo bene in giunta con gli assegnatari presenti? Perché è un bel evento quello lì. Bene. Numero 25, modalità di concessione utilizzo del contributo a favore di ARPA ai sensi della legge 41-2013, euro 50.000. Numero 26, delibera numero 11-2014 del Consiglio del Parco di Portofino concernente il rendiconto dell'esercizio 2013. La 27 riguarda il consorzio di bonifica e redazione del canale di Lecce e la delibera del piano di riparto provvisorio delle spese consortili relativa all'esercizio 2014 determinazione consigliere. La 28 è una proposta. Prego. Proposta di delibera Consiglio regionale di modifiche e integrazioni al delibera 31-2012, legge regionale 1-2007, testo unico in materia di commercio. La 29 è un'altra proposta al Consiglio per l'approvazione degli indirizzi e criteri per la somministrazione di alimenti e bevande in attuazione del testo unico. La 30. Modifica le leggi regionali 1-2007 e 12-2012, testo unico in materia di commercio e testo unico per l'attività.
Poi sa. Come vuole, come vuole. Tutto quello che viene nell'ordine che vuole, uguale. C'è una comunicazione del Presidente che riguarda la richiesta di partecipazione del Gonfalone al 65esimo raduno alpino presso il Colbinato. Perfetto. Toccherà un imperiese. Anche voi tanto. Non mettiamo limite alla provvidenza. Andiamo in due. No, ci sono le pratiche fuori sacco, per il Presidente, concessione del patrocinio, uso del logo del Presidente, per il Presidente, progetto di bilancio dell'esercizio 2013 SITES CPA, indirizzi per il rappresentante regionale della Assemblea dei Soci, il 16 giugno 2014. Vicepresidente, l'autorizzazione alla Svetra contrarre mutui decennali in euro 13.950.000, piano di rifunzionalizzazione dell'ex ospedale di Genova IV, realizzazione di un laboratorio di patologia clinica e ex PO Celese, ristrutturazione e adeguamento funzionale centro grandi studenti di Villa Scasso. No, in realtà 4 interventi, quindi ne abbiamo citati 3. Si mette a posto il quarto, che va integrata con la vendita di Bensizza, si fa un nuovo laboratorio metropolitano a Cinesia. E quindi diciamo alla fine si è deciso di avere due laboratori, non per sì, sommare uno sì, per l'altro. Quello si muova e si... Per più una coppia, giusto? Stonella, sì. Si mette a posto un centro ostione e poi si fa un intervento di ampliamento del pronto soccorso di Villa Scassi, che viene finanziato con questo mutuo e poi dovremo però assegnargli €1.000.000 che sono parte dei residui del Brignole, è avanzato €1.400.000. E poi ci sono 3 voci, Claudio. Sì, ma infatti quella non c'è ancora perché no, da lì, però anticipano €1.000.000 del mutuo, anticipano su Villa Scassi per il camminare, sulla cosa più difficile. Ma qui noi mettiamo €8.000.000 per quarto, qui. Dico bene? Per attuare la previsione. Che quindi non prevediamo di fine. Lo dico perché poi bisogna fare quella riunione che ha chiesto lui, un po' conclusiva, sopra FSC, eccetera. Cioè, quindi questa qui non prevedete che vadano nei fondi FSC, eccetera? Non neanche rubato. A meno che prendiamo i fondi e sostituiamo il voto. No, sì. Con questo. Io ho visto un po' le carte, sarà un delirio fare quell'elenco perché sa fuori di shiftare. Erano, no, perché il commissario di Brignole ha chiesto se poteva utilizzare quella. Parla, gli lasciamo 400.000 euro. Per fare i lavori nelle residenze che devo ristrutturare, €1.000.000 facciamo un conto soccorso di Villa Scassi. No, tra l'altro non erano neanche assegnati, cioè deve restituire perché erano assegnati. Quindi questo qui va con fondi tra virgolette nostri, giusto? Sì. Quindi ricapitolando, con €8.000.000 mettiamo molto l'operazione quarto by six. Con €3.850.000 facciamo laboratorio di patologia clinica, cosa vuol dire laboratorio? Analisi. Quindi alla fine generava un laboratorio a San Martino e uno a Celesia, uno per la LIEX e uno per l'ASO. Con già l'accordo con il Gaslini, e penso che si arriverà poi anche. E Galliera no? Resta ancora da perfezionare con Galliera, su cui c'è già una collaborazione diretta. E poi spendiamo €2.100.000 per ristrutturare, cioè anche a questo punto ovviamente rimane lì, no? Ci supera quell'idea. Va bene, ok. E poi arriverà presto una delibera che riguarderà invece, hai detto, il trasferimento della modifica del programma, spostando €1.000.000 che era stato assegnato al Brignole per i lavori di Gloria, stufa della Gloria, che abbiamo deciso di non fare più.
100% restano alla prima di personale i lavori di sistemazione. Va bene. E 1 milione. Poi quella la delibera che arriva nel prossimo mese. Stanno lavorando, ci stanno, abbiamo chiuso con Solimani. Bene, avanti. Assessore Falco, scendimento rete gas località Muro Inferiore, comune di Vernazza, impegno di euro 111.449. Devo fare, meglio che non ci sia. L'altra volta diceva che era un candidato, ma non c'era. Che ci sei, chiedo lui. Comunque, per precisare, questa è una prima scherzavo, nel senso che sono due delibere diverse perché vengono da risorse diverse. Queste sono il contratto famoso con Capodare, che voglio ringraziare Renzo perché è riuscito a sbloccare tutto a Roma. E... basta che mi muovo. Ecco. Però è vero, difficile farti muovere. È stato bravissimo, ha sbloccato tutte queste risorse e ora è un piccolo gruzzoletto che quasi... Siamo riusciti anche a portarlo a pranzo, Giovanni. Questo non è stata una debacle, però... Queste sono due delibere diverse, insomma. Poi dopo decideremo assieme come c'è ancora qualcosa. Quando si vota devo uscire, giustamente. Quando si vota esco, no? Però si posso anche sentire, no? Tanto poi sul sito posso andare a sentire. Dicevo che queste risorse che ci sono ancora, che volevo condividere con il resto della giunta sul contratto d'area, sono però risorse che possono essere utilizzate soltanto per Vernazza e Montenegro. Allora, o se riuscissimo a utilizzare quelle risorse lì per fare cose che nel frattempo erano partite in questi mesi, e quindi a quel punto potremmo fare dei risparmi che utilizzeremo invece per città la regione, però non ho ancora quantità. Quanto avanza? 4, giusto? Quanto avanza? Eh no, perché 150.000 euro erano ancora la cifra dell'accordo CIPE che doveva andare a Monterosso. Ne avanza, ecco, 1-2. Però dipende da questa possibilità. Se ci riusciamo, almeno possiamo ancora scalare un po'. Questo volevo dire, quella lunga sequenza di interventi che oggi abbiamo, no, fatto avanzare molto, perché sono tanti, che però ancora non abbiamo potuto fare nulla sul finale della tabella B e della tabella C, per cui se ci riuscissimo sarebbe bello, perché almeno anche altri comuni che sono in difficoltà potrebbero essere aiutati. Sì, la cosa grossa è questa della strada. Tanto che non dice, non è molto di più per riuscire a farci. È vero che, no, qualcosa tanto un altro. È vero che più ci metto, il mio è, però sono cifre assolutamente. Sono cifre che non sono compatibili con queste risorse che ci sono, cioè ci vogliono 10 milioni di euro per la strada. Va bene, adesso abbiamo finito, grazie. Spendimento rete gas, località Murro Inferiore, comune di Vernazza, impegno di euro 111.449.32. Assessore Rambaudi. Approvazione criteri per l'assegnazione del punteggio regionale e altre disposizioni inerenti alla valutazione dei progetti di servizio civile nazionale di competenza regionale per l'anno 2014. Criteri aggiuntivi che mettiamo rispetto al bando nazionale che dovrà partire lunedì, e per fortuna abbiamo fatto un accordo a Roma per cui verranno messe insieme le risorse del 2014, del 2015 e il pezzo di garanzia giovani, ma per le regioni che non hanno servizio civile regionale, che quindi devono utilizzare il nazionale, in modo che possa, diciamo, a inizio anno partire un contingente di ragazzi abbastanza significativo, quindi cominciare ad andare ad aumentare i numeri del servizio civile. Assessore Rambaudi, contributi ai distretti sociosanitari per spese a favore di minori collocati in comunità socioeducative, impegno di euro 800.000. Sono i soldi a sostegno dei minori in struttura, che è molto attesa dai comuni.
assessore Rambaudi, approvazione dello schema tipo del regolamento per il funzionamento della conferenza del sindaci. Visto Claudio? Li ho visti. Sono... regoliamo molto. Ma hanno fatto un tavolo di lavoro... Cioè, siccome non c'era un regolamento della conferenza dei sindaci, sia per le competenze della sanità che del sociosanitario, ognuno aveva le sue regole anche rispetto alle votazioni, eccetera, è stato fatto un, no, no, ma va bene, un unico modello. Poi la vedo molto, molto regolata. Sì, ci hanno lavorato insieme di, anche i tecnici. Sì. Di indagare un po' le cose. Però. Tanto adesso, meglio adesso davvero, poi si può sempre cambiare se risulta, dall'esperienza risultasse un po' troppo. È molto attinto già da quelli che c'erano, è stato armonizzato e comunque proposto un modello comune, fatto insieme, così lo sperimentiamo, vediamo. Va bene, va bene. Assessore Rambaudi, approvazione dello schema di piano di distretto sociosanitario. Sì, questa c'è una novità, mi fa piacere dirvelo, perché così poi sui territori, sapete, abbiamo proprio rafforzato, vanno noi uno schema, intanto avendo approvato il piano sociale integrato come regione, adesso tutti i territori, 19 distretti, devono fare i loro piani e abbiamo completamente cambiato l'impostazione di questi piani, che non devono essere più, diciamo, un racconto delle cose, dei servizi che si fanno, che vediamo per scontato che sono, tutti siamo a conoscenza di quali sono i servizi, di cosa c'è dentro l'assistenza domiciliare piuttosto che servizi per l'infanzia. Invece si chiede proprio uno sforzo di governance e di associazionismo, dell'associazionismo comunale. Quindi abbiamo proposto anche uno schema in cui sostanzialmente dovrebbe essere più chiaro, oggi, cosa che oggi non è così chiara, quali sono le funzioni che svolge il distretto, quali il singolo comune, quali i comuni associati nella TS, con che risorse, con quale compartecipazione di spesa da parte degli utenti, con quale parte di integrazione della sanità per le competenze integrate, in modo da avere una fotografia di tutti i territori, ma anche portare le conferenze dei sindaci a una scelta, perché non sono solo scelte tecniche, questi strumenti di solito vengono lasciati più in mano ai tecnici, invece col piano di distretto c'è proprio una parte dedicata ai sindaci, che devono fare i sindaci, mettersi intorno al tavolo e decidere questo per spingere alle funzioni associate, ovviamente non ha una distribuzione delle risorse, infatti non prevediamo che le risorse siano poi da dividere nei singoli comuni, sono i servizi da fare insieme, quindi ci proviamo anche con questi strumenti operativi a rendere concreto quell'obiettivo che ci eravamo dati complessivamente. Assessore Boitano, aggiornamento delle linee di indirizzo del fondo di garanzia, sezione locazione. Sì, questo è un aggiornamento per quanto riguarda i soggetti che possono acquistare a FIS per quanto riguarda il canone concordato. Un aggiornamento soltanto per il fondo di garanzia delle locazioni concordate. Sempre assessore Boitano, riprogrammazione PAR SSC 2007-2013, progetto 3, nuove strutture scolastiche, adeguamento strutture scolastiche esistenti a nuove normative. Impegno di euro 150.000 per il comune di Santo Stefano Bavetto e contestuale conferma intervento. È uno dei tre interventi che dobbiamo ancora fare, poi c'è ancora, rimane Piazza delle Erbe, Savignone. No, fermati, scusa, mi sono distratto. Cos'è questa? Riprogrammazione PAR SSC 2007-2013. C'è una copia, sempre per lo stesso motivo. Per i twintini. E per le schede di LICE. Aspetta che l'apro. Vai. Sì, rimane degli interventi che avevamo programmato. Manca ancora Piazza delle Erbe, sembra che come di Savignone, poi abbiamo completato tutti questi interventi. Quindi oggi noi assegniamo delle risorse a? A Santo Stefano d'Aro. E basta? Sì, soltanto questo. Ma quella scuola è piantatissima, vero?
Sì, però dovrebbe andare a riparare. Lì è cambiato anche il comune, vero? Sì, però la pratica era già... Sei in buoni rapporti anche con quella che ha vinto. Ma direi che... Quindi penso che la pratica vada avanti. Beh, da voi sono fermi, no? Sì, però dovremmo riprendere con una ditta successiva. Perché lì ha fatto fallimento la ditta che aveva. Lo so. C'è il problema un po' della valorizzazione della vecchia scuola, come è successo. No, te lo dico perché quando andai a inaugurare il cantiere col vecchio sindaco, col precedente sindaco, ci fu un po' di contestazione, perché c'era un movimento, non so se politico o no, ma era un po' e un po'. Allora temevo che il cambio di giunta mi dia ormai se è fatto, è fatto. Penso che ormai la cosa va avanti. Quindi anche questa scuola qui dovrebbe finire, via. Sì, sicuramente. Ma però sarà certamente non per questo anno scolastico, ma per fine anno. Se qualche mese buono adesso, beh, poi lì 3-4 mesi non si lavora a Santo Stefano. Infatti, questo è il punto. Ma invece io ho perso di vista Casella. Casella che fine ha fatto? Casella? Persa? Invece dicevi che di quelle già avanti manca Erbe e Savignone. Erbe e Savignone, la prima di Millesimo, perciò non viene il nome. Vabbè, dai. No, quello più di Millesimo, di Carcere. Cosseria. È seria, ci abbiamo mangiato anche il fumo, però. ho avuto anche un aiutante straordinario quella volta, quell'altro fungo è così. Una rivelazione in cucina, Boitano. Ho udito due ore di fumo. Boitano. Assessore Boitano, legge regionale 10/2004, approvazione del programma di cessione relativo all'utilizzo degli invalidi per il piano 2014-2016, formulato con decreti Arte Imperia. Allora, questo è il piano vendita delle Arte Imperia, sempre il 10% del totale. Nel precedente piano avevano venduto 44 alloggi, adesso se ne autorizziamo altri 78, che comunque il totale fa sempre un numero che è inferiore al 10% del totale degli alloggi di Arte Imperia. Hanno la possibilità di vendere questi alloggi in 3 anni, e con questo si prevede, se dovessero essere venduti tutti, un introito di 6,6 milioni. Come sappiamo, tutti non si riescono a vendere, l'ipotesi è quella di poterne vendere tanti per 4 milioni di introito, per poter reinvestire nel patrimonio esistente oppure per realizzarne nuovo. Avanti. Così Giovanni è contento. Ti vedo dubbioso, no? Ma io non mi devo comprare. Volevi... Quello lo so, però. Ma scherzo. Lui c'è un possedimento. È la tua provincia, quindi. C'è un possedimento a Porto Maurizio, che altro devo comprare alloggi e arte. Assessore Vicinelli, approvazione e finanziamento del piano annuale delle iniziative promozionali 2014 e modifica del piano 2013, impegno di euro 750.950. Poi assessore Briano, legge regionale 1295, riparto contributi del bilancio 2014, enti di gestione delle aree protette. Impegno di spesa di euro 1.235.000, corrente 790.000 conto capitale, contestuale liquidazione di 1.140.000 e 675.000. Professore Briano, modalità di coordinamento degli uffici regionali e di ARPAL in caso di situazioni emergenziali di protezione civile, indirizzi per la gestione della sorta all'operativa regionale. Assessore Briano, eventi meteo idrologici occorsi sul territorio regionale 25 e 26 dicembre 2013 e altre date 4, 5, 16 e 20 gennaio 2014. Impegno di euro 246.578,66 a favore del comune di Magliolo per interventi indifferibili di consolidamento di versante in località Isando. Vai, la famosa questa.
sono un altro. Questo qui è quello sul pezzo dell'acquedotto che è urgente. Cioè, è una seconda tappa. Ah, non è quello di cui parlavo prima, questo, un'altra cosa, sì. Quello che si era fatto a libero senza impegnare. No, è solo lo stesso comune. Durante le ultime strane ha avuto degli è secondo a quanto di Isalo, ho capito. Gli abbiamo già dato nella prima tranche. L'ho già twittato, basta. Eh? Sì, l'ho già twittato, questo basta. Professore Briano, procedura di via regionale, articolo 20 del decreto 152 del 2006 e legge regionale 3898. Riprogettazione impianto eolico Rocche Bianche, comune di Pigliano e Valle Ligure. Questa è una via positiva nostra, su cui però insiste il parere negativo della sovrintendenza. Però almeno noi la nostra via positiva. Cioè se la devono prendere solo con altri. Un po'. Bene. Assessore Briano, legge regionale 9 del 2000, criteri e modalità per la concessione di contributi annuali al volontariato di protezione civile. E un'altra delibera, linee guida e procedure per la formazione del volontariato di protezione civile. No. Assessore Briano, criteri di assegnazione ai fini del riparto dei fondi Ecotassa 2014 degli interventi in materia ambientale. Attuati dagli enti di gestione delle aree. Qui c'è l'elenco ancora no? No, e sono. Allora, no, qui è dove definire la gamba tesa, però la modalità che dobbiamo chiedere a loro i progetti. Io ho un'altra delibera. Sì. Comunque c'è. Speriamo pure un decreto dirigenziale. Questo, Gabri, poi fai un decreto tu o torniamo in giunta quando poi gli diamo. È un decreto. C'è già dentro Museo Minerale di Gamba Tesa, poi. Poi di cosa finanziamo? Allora, infinanziamo i 6 parchi e vi chiediamo, non è ancora che cosa finanziamo, noi gli chiediamo i progetti, poi parlando con loro sappiamo già che Aveto presenta il progetto di Gamba Tesa e altri progetti sui sentieri devono essere opere di questo tipo. Bene. Assessore Briano, 9 per il recupero e la valorizzazione dei siti estrattivi a fini museali, turistici e ricreativi. La legge su Gamba Tesa. Diciamo di aprirla, sì. Dovremo, sì. Mettendo poi un po' di finanziamenti con i nostri, sì. Per l'altro, sono iniziata a Leminiere che vogliono riaprire in Val d'Aosta. Lì c'è proprio che più o meno va in questa direzione una legge regionale che dice quando la concessione mineraria scade la regione rilascia una concessione turistica. E abbiamo un po', siamo andati un po' nella stessa direzione. Bene. Giunta Ric. Allora, Assessore Vesco, partecipazione della Regione Liguria in totale gratuità alla piattaforma per gli enti locali di TTS Italia. Non capisco. Cos'è? Non capisco. Una piattaforma che ha fatto di un altro anno per confrontare tutto il mondo. Assessore Vesco, approvazione del piano di attuazione regionale di quella convenzione col Ministero del Lavoro e Politiche Sociali 503/2014 per la realizzazione dell'iniziativa europea per l'occupazione dei giovani. È l'ultimo, giusto? Poi c'è l'emendamento. Emendamento al disegno di legge 143 del 2014, disposizioni urgenti di prima applicazione della legge 33 del 2013. Spiega, TPL. Questo è sì. Sì, questo qui è una modifica che portiamo alla leggina, quella che avevamo fatto, insomma, con cui avevamo un termine perentorio, tutti gli 8 enti, diciamo, che devono costituire assieme a noi
l'agenzia entro il 30 di settembre, in quella norma avevamo messo anche una proroga per allineare gli attuali gestori del servizio sino al tempo in cui si prevede possa entrare in esercizio a seguito dell'aggiudicazione con la gara unica regionale, che era appunto la fine del 2015. Ora, abbiamo ragionato a lungo, insomma, su questa, che era una richiesta forte che veniva dalle province, soprattutto dalle due province che manifestavano ancora diffidenza nell'applicazione dell'articolo 33 della legge 30, cioè quei due anni di proroga che noi consentivamo ancora ai sensi dell'articolo 5 del regolamento europeo 1370, però questa proroga abbiamo insomma evidenziato come ci fossero ancora delle difficoltà, quindi onde evitare un'impugnativa che avrebbe comunque compromesso e posticipato in maniera prevedibile insomma l'esito della decisione, noi in questo momento riteniamo che i tempi siano assolutamente ravvicinati, quindi la fretta ci porta ad abrogare quel comma che dava la proroga fino al 31 dicembre del 2015, in maniera tale che la commissione, per non dire avviare il percorso, possa approvare quel testo mantenendo la validità della legge, come c'è stata ribadita anche confronti che abbiamo avuto. Come se... Il succo di Nadeo è questo: la legge ce l'avete, non toccatela più. Se qualcuno vuole disapplicare, la disapplica, se qualcuno vuole pugnare, vuole sentare, la impugni, o meglio, poi la falla, la impugni e poi la falla, diciamo. A voi non toccate la io dice la finalità assolutamente condivisibile, voteremo anche se fare noi una volta un conto la proroga per non far le gare, un conto una proroga per far le gare come si deve, allineando i termini. Ok, ancora una pratica dell'assessore Rossi. Determinazione delle risorse concentrate destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo, risorse umane e produttività. Parziale rettifica della delibera 663 del 2014. Vediamo. Richiesta di chiarimento, no? Il personale è sempre una materia. Cioè, il segretario generale a disposizione, non può chiedere che cosa. Preventa una rettifica. La quantificazione del fondo in conseguenza della circolare del MEF. Va bene. Allora, ci sono cose che avete da dire, posso dire un po' io. Io ho un'informazione che è andata sui giornali, o qualcuno che l'ha aggiunta lo sa, che questa vicenda che appare sui giornali sul perché Berneschi rimane nella giunta della Camera di Commercio. Sembra che ci sia, sempre c'è una lettera di ABI fatta a Camera di Commercio. E dovrebbe arrivare a noi questa lettera che ABI ha fatto Camera di Commercio, ma non c'è ancora arrivata, nella quale ABI dice che non si sente più rappresentata da questa persona. Noi dovremmo rispondere che se così è, ci devono indicare, siccome siamo nominatori di designazione altrui, siamo passacarte, ci devono indicare eventualmente un nome sostitutivo di quello che attualmente è presente nel Consiglio della Camera e poi nel Consiglio è stato eletto anche nella Giunta della Camera. Altri? Per chiarezza questo giornale. Bene, vediamo di finire verso l'una, dai. Poi c'è la conferenza stampa 1:30 in cui verrà Renata, in cui, perché parliamo io dei curatori. Ah no, facciamolo subito questo, poi... Scusatemi, mi ero dimenticato. Solita schema. Allora, oggi presentiamo i fondi europei, quelli per l'industria. Non so, scritto anche a te Bertini, sì, che dice che i 300 milioni hanno portato 1 miliardo di investimenti, 950 milioni di investimenti. Ma questo ne parla Renzo, ovviamente. Poi c'è una piccola impresa che ha una sede anche in Fontanabuona, ne ha due, Fontanabuona e Casazzi. Ci sembrava un omaggio anche alla sofferenza di quella valle, diciamo, diciamo così. Poi mi pare che non abbiamo più modifiche sul programma di giugno, giusto? Don Gnocchi fa.
Va bene, volevo dire, ma poi quella cosa della locanda si fa? Sì, vediamo lunedì e adesso poi. Quindi se si farà. Giovedì facciamo il consiglio del parco. Se si fa, poi la aggiungeremo. Questo è un appuntamento carino per chi volesse venire. Giovedì fa il consiglio del parco, quindi poi. La locanda, diciamo, che consegniamo al parco per il San Fruttuoso. Insomma. Potrebbe essere la tappa che ancora manca, voglio dire. Insomma. Le schede sono due schede molto importanti, dunque il depuratore di Recco, un investimento di 51 milioni, è tutto il Golfo Paradiso che viene servito sostanzialmente, salvo qualche pezzo, Bogliasco, un pezzo di Pieve che è già su Quinto, cioè su Genova, il depuratore di Quinto. Sono 51 milioni e più o meno è previsto che finisca entro il 17, vedo qui, no? Poi c'è una cosa che io non sapevo, che ho scovato, non so se ci avete lavorato insieme, suppongo, è un investimento molto grande per il depuratore della Darsena che porta la condotta oltre diga e che immagino abbia un grosso riflesso sulla buona qualità dell'acqua lì del porto, dell'antico, no? Penso. E sono 23 milioni, insomma, questa cosa del depuratore mi pare che... Ma ieri abbiamo visto l'Evato, sono avantissimo. Teniamo che vedessi il cantiere, non l'ho mai visto. E queste le condotte sono lavori importantissimi perché si svolgono anche in una complessità pazzesca. Infatti abbiamo indicato anche, non so se poi gli hai detto, il sub, adesso c'è anche all'azienda che svolge questi lavori. L'ha fatto anche per il depuratore, per la condotta di Sestri Ponente. Va bene, volevo vedere un attimo ancora con voi un po' di cose, ma prima un po' d'agenda. Allora, noi oggi non facciamo approfondimenti. Il 20 mi sono fatto scrivere anche la partita dei mondiali perché un po' di noi hanno questa fissa, c'è Italia Costa Rica alle 18. Il 20. Ma dalle 20. Alle 18 c'è Italia Costa Rica, ma dalle diciamo e poi c'è Creva Invade che è la sera che sono birra fiumi con la partecipazione particolare del dottor Testina. Ovviamente scherzo. No, potremmo fare dalle 3 alle 5 e mezza, se ce la facciamo. 20? Sì, abbiamo due cose che... Forse potremmo fare 20, no, 27 no, perché andiamo via. Andiamo via, ci sono delle... andiamo a Sassello. No, ci sono due cose grosse da fare. Una è rifare un po' il punto su fondi europei più FSC, nel senso che... Ho provato a far stare dentro i tuoi numeri le cose grosse che abbiamo in piedi, si fatica tanto. Insomma. E poi c'è una richiesta del sindaco di Taggia di fare il punto sull'ospedale. A questo punto, avendo votato nel frattempo anche a Pietro, potremmo fare l'ospedale del Ponente, Claudio e Gabriele. Sì, sì. O no? O è presto? No, se non sono ancora pronti per il. Allora, fissiamola già adesso per... la facciamo il 4 luglio. Meglio, così abbiamo più tempo. Allora, 15 faremo... Io ho avuto solo la richiesta da Genduso che ho incontrato l'altra sera, diciamo. Ho detto se potevamo riprendere un po' il discorso di Taggia. Allora, facciamo ospedale, Taggia... Ospedale Taggia e ospedale Santa Corona, perché gli altri mi pare che ormai abbiamo definito. Ecco, vi ho scritto anche una mail che, in realtà, l'ho sunteggiata, però l'ho scritta un po' malamente, ma comunque, in cui mancava, diciamo, riferimento a Pippo. Ma lì possiamo dargli una data a questi signori? Io sono pronto anche oggi. Adesso che tu non sei più di sei, cosa dici? Io sono pronto anche oggi. Ah, dico oggi. La maggioranza me la stanno facendo scivolare di silenzio. No, perché la giornata di tu discutere, però si deve venire a discutere. Non c'è un diritto di non discutere, di bloccare tutto. La prossima settimana c'è tutta la settimana Roma. Ma possiamo decidere che nella giunta del 27 lo portiamo? Sì, possiamo farlo anche per delle. No, ma voglio dire, adesso quante ne abbiamo oggi? 13. Io diciamo per tempo, che il 27 viene. Tu la parte tua l'hai vista, perché quella che importa di più è la parte tua. Abbiamo visto insieme. Ci siamo? No, perché la parte tua è una questione, come si può dire, amministrativa, la maggioranza è una questione politica. No?
quella amministrativa è una sine qua non, nel senso che se non c'è quella, diciamo, cioè, siamo pronti, pensiamo di farcela. La parte non politica, però. Siamo visti all'inizio della settimana. No, perché vabbè, poi avete visto che anche ieri ci siamo visti col presidente per altri motivi, ma insomma, poi a questo punto, anche onesto, chiudo la sta partita, no? Allora, 27, noi facciamo Galliera. Sei d'accordo, Matteo? Io voto... Sei d'accordo che si faccia, dico. Invece, a proposito di Taggia, se venisse qua il sindaco, se poi volesse anche approfondire quel discorso... Sì. Viene qua lui o andate giù? No, viene qua. Okay. Il 4 luglio. Ore? 15. A Pai del Campo? Sì. Io l'avevo sentito, poi... Non siete manifestati. Il 20, volevo fare i fondi europei. Io ho qui ospite di Ondi, dire se ti posso registrare. O provo a metterlo la mattina, non ho niente. Una cortesia, perché io condivido, vorrei condividere questa preoccupazione. Noi abbiamo, non è tanto la FSE, ma diciamo FESER, FSC, diciamo, a furia di shiftare. Perché noi ci avevamo cose che abbiamo immaginato però anche di mettere nei prossimi fondi, no? Gli ospedali, eccetera. Cose che non siamo riusciti a concludere, a memoria, depuratori, pure a Fontana Buona, Vega Besti Spezia, non so cos'altro. Sarà di Azzelli. A questo punto, se non per chiudere, ma per avere un quadro della complessità, bisogna che noi cominciamo ad avere, perché lui ci ha fatto le macro aree, no? Io ho provato a riempire, ma non ci sono riuscito, nel senso che c'è troppo. Per non dire poi di difesa suolo, di rifiuto. Sì, abbiamo tracimato, sì. Siccome poi non è che c'è tanto tempo, no? È chiaro che FSE e PSR sono cose più, come dire, interne, nel senso che avete 100 richieste e 90 possibilità, più o meno, però voglio dire, non è una cosa interassessorile, no? Mentre le cose del PSE, dell'FSE sono Vesco e Rosselli. Invece FSC e FES, lì bisognerà provare a fare il possibile per vedere un po' cosa riusciamo a mettere in quelle voci che sembrerebbero teoricamente diverse, ma non so, per esempio la parte tecnologica dell'ospedale. A proposito degli ospedali, adesso quando viene pubblicato il bando Spezzino? Oggi. Stamattina la questione è proprio in esterno. E avendo fatto quella procedura là, eccetera, eccetera, quanto tempo hanno quelli che vogliono partecipare per manifestare? Poco, no? 40 giorni, 50. Bene. Ora si fa venerdì alle 3? Venerdì alle 3, 20 alle 3, facciamo un fondo per PSC, diciamo abbiamo 2 ore e mezzo. Poi saltiamo. Saltiamo il 27 perché. Sono 2 e mezzo, dai. Hai ragione, non ci ho pensato. Andiamo a vedere nel solito posto. Ci sono dei riti nelle partite. Facciamo le 2:30, dai. Non ci ho pensato, hai ragione. Però ti posso invitare a casa. Una mi salva l'Europa perché mi ha posto dei vincoli. Beh, dai, chiudiamo verso le 5:15, dai. 17. Venerdì. Il 27 niente, il 4, il 27 in giunta, cerchiamo di portare Galliera, portiamo Galliera, dai. Avviso un po' per favore al nostro. E il 4, particolarmente interessati, Cascino e Montalvo, e poi tutti quelli che lo vogliono naturalmente, Taggia e Santa Croce. Chi avvisa i sindaci per il 4? Ecco, ma invitiamo solamente, o nel caso del ponente invitiamo almeno i comuni grandi, cosa dici Claudio? Eh sì, tra comuni diciamo, eh?
sono... Non vorrei dire, ma 20.000 saremmo in periettaggio, sono tutti e quattro, diciamo. Sono i capofila dei... No, dicevo che sono tutti e quattro dove... Sì, è stata una storia. Allora, sì. No, aspetta, Ligure basta, perché se inviti al Benga diventa complicato. No, mettiamo solo più. Ma io volevo dirvi un'altra cosa, se mi date 10 minuti, dai. Allora, no, volevo condividere con voi un po' di cose che sono accadute, che molti di voi conoscono, ma ci terrei a dirlo, insomma. Principale a Concordia, adesso si fa una conferenza il giorno 16, che è non solo istruttoria ma direi anche molto tecnica. Ho detto però alla dottoressa di dire a te Renata se quella lì ci vuole andare, se ci vuole andare. Me la dico. Metto serio. No, se ci vuole andare. Dopodiché io andrei a quella del 25, che è quella che dovrebbe essere conclusiva. Cosa c'è? Va bene. Mi pare che siamo messi abbastanza bene, ma la posizione toscana è molto molto violenta, e ne parleranno ancora col governo e speriamo bene. Poi ci stiamo occupando di Ilva e ci sono due questioni. Una che cambio di commissario dove è arrivato appunto Nudi, si deve presumere che sia legato anche a qualche cambio di strategia, di non condivisione con la precedente strategia, non so. Quindi vi pregherei di mettere su qualche passaggio in cui cerchiamo di mettere mano al dossier, insomma. Tu non hai mai parlato con i tuoi colleghi pugliesi, no? Forse tu anche se hai votato in Piemonte varrebbe anche la pena di fare un minimo di coordinamento, diciamo, magari anche tra presidenti, assessori, industria, all'ambiente, delle tre regioni, perché ormai loro hanno deciso di concentrare tutto su tre regioni, un po' di cose le chiudono, insomma, c'è una cosa del Lazio, cioè cosette, pianti più piccole, insomma. E poi c'è da vedere molto bene, questa sta seguendo molto bene Enrico, la questione ammortizzatori che ha avuto qualche complicazione ma che si deve risolvere per forza. Insomma, non è che... In questo momento riguarda prevalentemente Nova più che Novi e Taranto, anche se in futuro il meccanismo riguarderà sicuramente anche Taranto quando metterà la mano agli impianti, devo supporre. No? Cosa fa? Sì, ma il meccanismo che mettiamo è per quello che dico che non sarebbe male vedersi un po' anche il lavoro, cioè lavoro, industria, ambiente, Toscana, Piemonte, Liguria, Puglia. Vabbè, poi si è chiusa abbastanza bene, o direi anche bene, Piaggio. Adesso bisogna che stiamo dietro perché ci sono molte cose, diciamo, connesse. C'è una questione ambientale che si sblocca a Calchiaravagna, nel senso che abbiamo fatto insieme l'accordo firmato dal Ministero martedì anche la clausola che riguarda la cabina di verniciatura da demolire. Il sindacato ha capito, è d'accordo, la ampliano quella che c'è in area aeroportuale. A questo punto potete chiudere con l'intesa comune, regione, autorità portuale. Poi lì loro annettono molta importanza a questa frase del distretto aeronautico, Ligure. Non so se Taliti, SIT, non so, cioè capite, non università, CNR, cioè cercare di capire un attimo. È fondamentale c'è la presenza dell'industria, poi vediamo. Sì, certo. Abbiamo il gusto, la ricerca. Poi, mentre il sindacato fa gli accordi suoi, cioè la mobilità incentivata e volontaria su Villanova verso la Piaggio, verso l'Outsource, che come avete capito e visto va a Villanova,
bisognerebbe che noi, in particolare con l'aiuto di FILS, facessimo un accordo sull'area che liberano. Nel senso che non mi dispiacerebbe essere noi promoter della reindustrializzazione dell'area che Piaggio libera. No, perché non è che ci siano scritte le cifre, ma insomma c'è un impegno a non fare operazioni speculative, eccetera, 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 ma a consentire un processo di reindustrializzazione della quota di aria che loro hanno che si libera, che in parte è demaniale, in parte è di proprietà. Il fatto che una parte sia demaniale gli rende anche difficile, diciamo, fare un'operazione senza. Tenete presente che lì parliamo di tempi, un anno forse, forse anche meno, no, Renzo? Quindi non c'è veramente poco tempo per... anche tu dovresti un attimo vedere questi aspetti, che sono urbanistici, che sono produttivi, che possono essere formativi, se ci sono processi di riconversione, delle cose come... Prego. Sia il capatore che ristrutturerebbe il capatore, sia sono totalmente presenti a stare. È difficile che la comunità si insieme, bisogna coinvolgere l'aeroporto, deve essere necessario una fede. Però sono aree che hanno oggi bellissimi capatori completamente privi di spazio stabile. Ma adesso, permesso che Toshiba non so se investirà, perché ne parliamo da due anni, è permesso che se investe decide dove andare. Ma tra le tante aree che hanno visto c'era anche quella e non ci hanno fatto questo problema qui. No, ho detto, ma sto parlando di... Non ci hanno fatto questo problema qui. No, ho detto solo che Toshiba non ci ha fatto questo problema qui. Ci ha fatto solamente un problema che ha bisogno di un pezzetto del suo stabilimento, ripeto, ovunque esso sarà, sia più alto del normale, perché in un pezzo devono fare cose che abbiamo anche visto, che hanno bisogno di altezza, o non so se lì c'è un problema di cono aereo, non so. Non lo so. Oddio, lì è il posto in cui l'aereo atterra, quando decola va verso il mare, quando atterra, atterra, non so però. Non è neanche più alto. Vabbè, diciamo che è Enzo quello che coordina un po', anche perché si è fatto un incontro. Pare che alla fine fossero abbastanza contenti anche loro di non aver avuto uno strappo violento. Avete visto i termini d'accordo come sono? Noi 153 diventano 250, quindi c'è una permanenza a regime durante la produzione del piano. La seconda novità è che il trasferimento staffa parte verso Villanova, outsourcing o diciamo o Piaggio è volontario e comunque incentivato. E direi che sono queste le novità principali, no? E poi c'è questo distretto. E poi la Piaggio si impegna a valutare la possibilità nell'ambito di questo distretto di collocare le attività nuove. La possibilità di invece si è orrendamente complicata la vicenda di Vado e Tirreno Power, perché il provvedimento dell'ambiente rende le cose molto più complicate. Abbiamo chiesto al MISA di convocare. C'è un po' di problemi adesso a Savona, c'è un lavoratore sotto la prefettura. Dicono che il ministero avrebbe fatto capire la disponibilità non prima del 30 per il tavolo. Questo sta creando problemi. Mi ha dato un messaggino adesso al Castano per dire che dovrebbero anticipare. Chiedono un incontro alla regione. Io gli ho detto che la settimana prossima per la regione potrebbe fare un passaggio sul territorio. Io a occhio e croce penso che le due grosse gare industriali che ci rimangono in questo anno, salvo cose che adesso non posso prevedere, sono Ilva e Tirreno Power, no? E va gestito esatto. Sì, ma Esaotti ancora ieri ci ha parlato Castellano, se le cose che dice sono, e non dubbio, non ho motivo per dubitarne,
cioè, mi sembra una cosa gestibile, voglio dire, se a Zelio vivo fare 250 posti su 290, facendo una fabbrica manifatturiera giù a Sestri, che è la parte direzionale, ingegneria, progettazione su. La gestita con le regioni vicine a noi. Non mi pare, sì, quello lo so, non mi pare una cosa. L'ultima cosa che si è lavorato, ringrazio tutti molto per evitare che la vicenda della Scarpina avesse un'evoluzione tra l'altro in un mese e in giornate caldissime e pesantissime, non sediamoci perché diciamo abbiamo evitato il peggio, ma non abbiamo davanti 10 anni. Abbiamo davanti alcuni mesi e quindi bisogna che soprattutto il Comune, come dire, ma in parte anche noi, individuiamo a questo punto una strada un po' definitiva, questo direi che... Sì, avete avuto, lei ha avuto un'idea, come dire, molto... Ma allora vogliono essere pagati. Poi sì. Di competenza un po' come la Cina. Certe cose in più sì. Ma no, ha avuto un'ottima idea. Secondo me non ne saremmo usciti senza questa. Senza questa. Dopodiché adesso bisogna capire come ne usciamo, non solo per quest'estate, che è comunque una cosa molto importante, ma stabilmente, se vogliamo dirla tutta, mi pare che abbiamo davanti due vicende industriali e mezza complicate, che sono appunto Tirreno Power e Ilva, e mezza Esaote, perché come la racconta Castellano mi sembra gestibile. E poi abbiamo tre partite complicate, due nel campo dei servizi, TPL e acqua e rifiuti. E poi abbiamo sempre il tema, diciamo, immobili, di cui ci stiamo occupando intensamente. Direi che queste qui sono le cose più difficili che abbiamo da fare da qui a fine anno, salvo le bombe che dovessero ancora esplodere, diciamo, più giovani. Se non avete altro, chiuderei. Ci vediamo a 1:30 con Guccinelli, Briano e quanti volessero naturalmente. Che è importante. Sì, ma lo fai oggi? Non ci capisco niente. Ma lo fai oggi? Non hai detto che incontri gli oggi da ferrovie poi. Quello lì è un dettaglio, no? Allora vai, perfetto. No, no. Costantino, vieni. No, sono... Ma sì, è partito da posto.